Bella a tutti, regà, bentornati dai cugini di campagna in un nuovo video quest'oggi con il Leggiamoci Su. Ho appena svegliato, ho comprato la gazzetta e oggi parleremo di un argomento molto interessante. In verità ce ne sono tanti quest'oggi. Naturalmente molte pagine sono dedicate all'addio di Buffon, di cui ne abbiamo già parlato e di cui probabilmente ne riparleremo oggi pomeriggio col post partita di Juve Verona, che verrà fatto molto probabilmente da Andrea. Le pagine sono però anche dedicate allo spareggio Champions tra Lazio e Inter, e oggi parleremo di questo. Comunque volevo anche fare i miei complimenti, i miei più sentiti complimenti per la promozione in Serie A del Parma avvenuta ieri sera, con un risultato non sperato, possiamo dire, dato che il Frosinone è stato superato all'ultima giornata con un pareggio del Foggia. Insperato anche quello. Il Frosinone sciupa un'altra promozione in Serie A. Complimenti anche al Frosinone che ora però se la deve giocare ai playoff. Infatti non è del tutto sprecata questa promozione perché ci avrà altre occasioni. Il Parma fa un record mai visto in Italia, ovvero tre promozioni di fila: Serie D, Serie C, Serie C, Serie B, Serie B, Serie A. Complimenti al Parma, che ha vissuto dei brutti momenti. Allora, passiamo all'argomento di oggi, lotta Champions. Domani sera ci sarà Lazio-Inter, partita valevole appunto per la Champions, per il passaggio in Champions, gironi, perché come sappiamo quest'anno sono quattro le qualificate in Champions. La Roma è già qualificata, grazie a Dio. Però può sempre essere superata dai cugini e quindi dobbiamo provare a vincerla a Sassuolo, a Reggio Emilia, scusate. Il titolo è Gli Acchiappafantasmi, i quattro antidoti nerazzurri contro la sindrome del 5 maggio. L'articolo infatti inneggia alla, diciamo, catastrofe del 5 maggio 2002, nel quale l'Inter ha perso lo scudetto perdendo allo Stadio Olimpico contro la Lazio per 4-2. Ricordiamo che l'Inter era passata in vantaggio di 2 gol nel primo tempo e poi ci fu, se non sbaglio, una rete di Simeone che ribaltò tutta la partita e segnò anche Simone Inzaghi, che ora è l'allenatore della Lazio. E a fine partita il pianto di Ronaldo, che è rimasto sicuramente impresso nelle menti dei tifosi nerazzurri. Questa partita sarà importantissima, non c'è bisogno che ve lo dica io. Sulla copertina ci sono quattro personaggi, appunto i quattro antidoti per cancellare la sindrome del 5 maggio. E questi quattro sono João Cancelo, grandissimo terzino, grandissima scoperta. Speriamo che possa fare bene in questa partita. Lo spero per i tifosi nerazzurri, anche se posso dirvi molto schiettamente che io tiferò Inter comunque. Tifoso della Roma, a tifare Lazio non ce lo vedo. L'ho tifata Lazio forse solo una volta contro la Juve, quando ai tempi in cui giocavamo per lo scudetto, però molto tempo fa. Poi c'è Maurizio Icardi. Perché non mettere Maurizio Icardi, il più forte di tutti, il bomber, quello che può cambiare la partita da un momento all'altro. Poi c'è Rafinha, la scoperta del mercato di gennaio che ha cambiato diverse partite. Veramente un grande antidoto per il centrocampo nerazzurro. Sta facendo benissimo, comunque si vede che è a scuola a Barcellona. E poi c'è Miranda, che è comunque il leader di quella difesa. A me personalmente non mi piace molto come difensore, però complimenti a lui. È arrivato in finale di Champions con l'Atletico di Madrid, di sicuro non è scarso. Quindi per me la partita sarà molto bella e si giocherà soprattutto in centrocampo, due centrocampi secondo me molto forti, forse un po' più forte quello della Lazio di questi ultimi tempi, anche se ricordiamo appunto Rafinha, sta facendo veramente bene. Apriamo questo giornale anche se non sarà molto tardi. Infatti. Aperto, Pazza Inter, mai più ostaggio del 5 maggio. E qua appunto c'è l'articolo che inneggia il 5 maggio 2002. Apocalisse nerazzurra, lacrime all'Olimpico, la Juve passeggia Udine, sorpasso scudetto.
Sì, mi ricordo la partita anche Udinese e Juventus, però non mi ricordo bene il risultato finale. Quella foto di Ronaldo il fenomeno che piange sulla panchina. Comunque, che squadra che era l'Inter, signori, veramente. Toldo, Zanetti, Cordoba, Materazzi, Gresco, Coinsecao, questo non l'ho mai sentito, Di Biagio, Cristian Zanetti, Recoba, come volete leggere, Ronaldo, Vieri, ah, quanto sono scema, Vieri. In panchina Seedorf, signori. Poi c'è l'intervista a Gresco, che era appunto un giocatore dell'Inter. E qua ci sono anche le sue di lacrime. Io grande colpevole, altri dovevano essere decisivi quel giorno. Parole proprio al dente per Bratislav Gresco. Comunque, signori, questa era una partita importantissima. Qua c'è un sondaggio della Gazzetta dello Sport. Dice che i tifosi interisti sono molto soddisfatti. Il 70% dei fan nerazzurri vede la Champions. Ma la Lazio, ok, per il 65% degli sportivi. Quindi la maggior parte degli sportivi crede che passerà la Lazio, mentre la maggior parte dei tifosi nerazzurri è ottimista. L'importante è quello, diciamo. Anche se io scaramanticamente prima delle partite della Roma non lo so mai. Come finirà l'Olimpico secondo gli italiani? Un estremo equilibrio che gioca a favore della Lazio. Se dovesse scommettere un euro sull'esito della partita, su quale risultato punterebbe? 35% vittoria dell'Inter, 65% vittoria della Lazio e 28% pareggio. Poi, in caso di quinto posto, la stagione della Lazio sarebbe comunque positiva e per l'Inter sarebbe una delusione, se non un fallimento, e questo è anche verissimo. A parte, però, non sono d'accordo sul fatto che non sarebbe un fallimento per la Lazio. Cioè, ricordiamoci che la Lazio gioca un bel calcio, ha un buonissimo allenatore, ha una buonissima rosa. Anche se lo titone potrebbe sborsarci un po' più di soldi, secondo me non sarebbe di sicuro una stagione comunque positiva, non fallimentare, non deludente, però comunque neanche positiva. Comunque qua c'è scritto che deludente più fallimentare è addirittura al 31%. Comunque positiva 37% per la Lazio. Mentre per l'Inter invece è tutto più, diciamo, alto, come deludente e fallimentare. Fallimentare 26%, mentre per la Lazio 5%. Deludente più fallimentare 44%, mentre nella Lazio 31%. Solo normale 20% e comunque positiva 10%. E qua invece ci sono altre domande. Come spiegare il quinto posto tifosi di Lazio e Inter a confronto? La rosa di calciatori non era all'altezza di questo obiettivo. Totale 37%. Tifosi Lazio 4%, tifosi Inter 34%, signori. La squadra è stata sfortunata 34%, tifosi Lazio 32%. E tifosi Inter 40% addirittura. Gli arbitri del VAR hanno penalizzato la squadra. Scusate. Tifosi Lazio 64%, tifosi Inter 15%. Vabbè, me lo sarei aspettato dai laziali. L'allenatore non è riuscito a dare un gioco alla squadra. Ecco, infatti tifosi Lazio 0%, tifosi Inter 11%. Non ci credo, grande Spalletti, bruttissima persona, ti odio, però bravo, bell'allenatore. Niente, questi sono gli articoli di oggi. C'era anche un articolo sui portieri, un bel rebus, possiamo dire. Ragazzi, ci sarà un secondo video oggi. Mi raccomando, iscrivetevi, volevo ringraziarvi dei 70 iscritti. Iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate like. Bella a tutti, ragazzi.